98,2 in effetti, non è altissima. Salto Rominger per lei, vediamo se riesce a restare nelle prime sette posizioni. Ha perso poco, solo due decimi in quel parziale. Forza Laura, qua nel finale. Ah! Spigolata per Laura. Oh, mamma mia. Brutta questa caduta, questa spigolata. Lei si è rialzata. Evidentemente sì, perché esatto, abbiamo sentito il boato della folla. Spero che sia per quello. In atterraggio dal salto. Preso anche una bella botta in testa, però per fortuna si è rialzata. Ed è arrivata quanto? Non è perché stato è arrivata. Preso a suo tempo. No, è tredicesima. Peccato, peccato perché era lì ancora nelle dieci quest'oggi. Comunque Laura c'è, tecnicamente sì. Adesso io però vorrei vederla anche in gigante, onestamente. Lei è stata campionessa del mondo junior, tra le porte larghe. Poi è vero che si è specializzata in velocità. Direi tutto ok. Mamma mia, che spavento che ci ha fatto prendere. Con quella velocità, in uscita dal salto, mamma sì, mia. Sì, sì. Vediamo se dice qualcosa, no. Tanto qua, Sofia Goggia inquadrata e si gode la prima posizione davanti a Ilka Stuez a 43 centesimi, Chiara Weidle a 52, poi Hütter, quattro nozioni diverse nelle prime quattro posizioni. Anche lei si è spaventata ovviamente per Laura Pirovano, ma alla fine tutto a posto.